Ma hai visto cosa mi hanno scritto qua? E che praticamente Andrew fa successo e il direttivo mi intima di andare avanti e trattarlo bene. Tristezza, non valgo proprio più niente alla vista, non sono neanche più quello che fa la posta, sono solo quello che lancia Andrew intervista. Che vi devo dire, facciamo. Così, ordini dall'alto. Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo appuntamento della posta di Mr. Beast. Abbiamo in collegamento Andrew intervista e non vedo l'ora di vedere dov'è questa settimana. Andrew, a te la linea. Sì, ciao Mr. Beast e grazie della linea. Siamo nell'officina della Duval e lo scoop di oggi è che Gilberto Simoni, per scaldare le dita prima di una gara, si allena con uno yo-yo della Beast. Come potete vedere, questa è la crono che lui usa nelle tappe a tempo. Ma Andrew, quello, guarda che si vede in generale, non è la crono di Gilberto Simoni. Come dici? No, è che la cambiamo dopo col computer. Adesso il generale mi fa da controfigura e poi col computer la cambiamo. Sì. Sì, non preoccuparti. Ok. Se lo dici tu. Sì, ora il computer sta funzionando e dovreste vedere al posto del generale una bicicletta da crono. Funziona? Mi dite che funziona? Ok. Ma andiamo avanti? Sì, ecco, Mr. Beast, come appunto sottolineavi tu, questa è la bicicletta da crono di Gilberto Simoni. Niente, lo scoop è finito e a te la linea. Figata sta storia col computer, ma possiamo usarlo anche noi tipo per montarci qualche smandrappata qua di fianco? Bella sta cosa, mi piace. Grazie Andrew, questo servizio è davvero eccezionale. Sì, da Andrew intervista è tutto e alla prossima ragazzi, ciao. Grazie Andrew, questo servizio è davvero eccezionale. Non mi resta che dirvi alla prossima. Qua veramente un babbeo. Ma dove cazzo l'avete preso? Ma l'avete trovato nei campi che zappava? Agghiacciante, agghiacciante.